visto l'infortunio di Buchanan, ne stiamo parlando con la società, ho dirigenti forti alle spalle, i nuovi proprietari li ho conosciuti, hanno grande ambizione come noi. Michele, partiamo dal primo concetto, no? Questo paragone, se vogliamo, con Napoli e Milan, sì, che l'anno dopo aver vinto il campionato non si sono ripetuti. Lui ha questa paura o è, insomma, semplicemente un po' una facciata? In realtà no, poi no, ha molta fiducia nei suoi. Ero presente il 12 luglio, Inzaghi ha parlato poco o niente in questo precampionato durante le amichevoli, prima e dopo. Il concetto del 12 luglio, il concetto prima adesso del campionato, siamo al 13 di agosto, è lo stesso. C'è la concentrazione folle, la ferocia, cercare di far capire alla squadra che si riparte tutti da zero, che le rivali ti vogliono battere ancora di più perché sei campione in carica. E è questo che deve entrare nella testa dei giocatori dell'Inter. Oggi, sentendo Çalhanoğlu e Bastoni, sono ben consapevoli, perché dall'esterno c'è i bookmakers che ti danno a 1,75, la seconda è data a 5. L'Inter che vince il campionato a mani basse o che è la strafavorita, che hai la squadra completa e le altre sono tutti cantieri aperti, che l'Inter ha la continuità dell'allenatore e gli altri no. Se qualcuno pensa che vincere possa essere facile, secondo me inizi col passo sbagliato. Però poi, tutte le cose che hai detto sono vere. Verità. Queste cose sono vere. Queste cose sono vere. Però in passato è stato detto, anche l'anno in cui l'Inter è arrivata in finale di Champions ma ha fallito l'obiettivo campionato, già nella prima parte, si diceva Inzaghi ha la costante di far giocare bene la squadra, però non c'è la ferocia che invece Conte dava. Sì. Quindi lui oggi sta battendo, ha dimostrato vincendo lo scudetto, 22 gol subiti, che l'Inter può fare, ha fatto una grande fase difensiva, ha mantenuto la parte della propositività del gioco e ha messo anche la continuità, la grinta. Adesso, dopo che hai vinto, però c'è l'altro step. Lui in conferenza il 12 luglio ricordò proprio Napoli decimo e Milan di quinto, poi è arrivato quarto perché la Juve è stata penalizzata, però proprio per stimolare i giocatori, anche per provocarli un po', per dire un po' di tensione, un po' di sana tensione, sì, per fargli capire che comunque le altre sono lì pronte, che non vedono l'ora di metterti il bastone tra le ruote, di poterti superare. Tra l'altro, dopo i 9 scudetti della Juventus, veniamo da 4 campionati con l'Inter, poi però c'è stato il Milan, c'è stato il Napoli, adesso di nuovo l'Inter, ma nessuno più sta vincendo 2 campionati consecutivi, quindi questa può essere la nuova sfida. L'ultima volta all'Inter è successo ormai nel 2008-10 con i 2 campionati di Mourinho, e questo è quello che vogliono tutti. Tu dicevi, ha parlato anche Çalhanoğlu e Bastoni, e entrambi hanno parlato, soprattutto Bastoni, dello scudetto come obiettivo, perché in Champions dice non mi sento di promettere nulla, dobbiamo andare più avanti possibile. Questo è un qualcosa che risuona un po' da Piano Gentile, la competitività a livello europeo, però a parole nessuno sta pensando oggi di dire no, adesso vogliamo la Champions, ma il campionato no. Il campionato è ben nella testa di tutti i giocatori dell'Inter, e ripeto, anche Çalhanoğlu ha sottolineato come rivincere sia più difficile di vincere. Sì, ripetersi, insomma, è sempre molto complicato. Elena, prima, chiudendo il capitolo Juve, ci siamo dimenticati di un'altra notizia importante di oggi, e cioè la risoluzione consensuale con Szczęsny, che vuol dire comunque risparmiare un ingaggio importante. Ora poi vedremo quello che farà Szczęsny, insomma, giusto per completare il discorso c'è anche questo tassello qui. Sull'Inter cosa diciamo? Anche tu credi che ripetersi sia difficile, che quindi Inzaghi faccia bene a tenere tutti sulla corda? Allora, secondo me devo fare 2 discorsi. Allora, da avversario dell'Inter dico che l'Inter vincerà, perché tutte le avversarie sulla carta, Juventus, Milan, Napoli, hanno comunque cambiato l'allenatore, e quindi Inzaghi è rimasto l'allenatore dell'Inter, quindi vuol dire che ha in mano la squadra ed è seguito dai giocatori, oltre che secondo me avere la formazione migliore rispetto alle altre. Dall'altra parte mi ricordo una frase che aveva detto Lippi quando era alla Juventus, che per ripetersi bisogna avere fame. Aveva fatto l'esempio di una tavola imbandita e che avrebbe vinto la squadra che aveva più fame. Bisogna capire quanto i giocatori dell'Inter abbiano fame, perché poi sono questioni psicologiche, a mio modo di vedere, no? Che nella testa dei giocatori, se avranno la stessa fame di vincere il campionato, non punteranno solo alla Champions League, per me
Lo scudetto sarà dall'Inter, sicuramente. Matteo? Ah, io penso che l'Inter, concordo con quello che hanno detto Elena e Michele, l'Inter è sicuramente la squadra favorita per il campionato, o almeno ai nastri di partenza parte davanti a tutti. Poi la stagione è fatta di mille alti e bassi, di mille situazioni, di infortuni, di situazioni arbitrali, di tante cose che possono condizionare o meno l'andamento di un campionato e di una stagione intera. Sono dell'idea che l'Inter proverà a fare qualcosina in più in Champions, ma credo sia normale, nel senso che l'anno scorso è stata un'eliminazione, insomma mi correggerà Michele, comunque abbastanza dolorosa penso, perché dopo la partita dell'andata ci si aspettava che l'Inter si qualificasse per i quarti di finale, invece non è stato così, quindi sicuramente proveranno a fare qualcosa di più in Europa. Non penso che questo faccia da contraltare ad un calo in campionato, perché l'Inter ha due rose, ha inserito giocatori di qualità come Zielinski, Taremi, come eventualmente Martinez per far rifiatare Sommer se proprio fosse necessario, arriverà, credo dalle parole di Inzaghi, un difensore sicuro, sì. Un elemento in più, quindi è un Inter che ha puntellato senza perdere ed è la grossa novità secondo me del mercato nerazzurro, e quindi io mi aspetto una squadra forte e assolutamente favorita. Poi ripeto, non possiamo sapere se il Napoli sarà uno schiacciasassi, se il Milan farà benissimo e la Juve sarà imbattibile. Questo lo scopriremo soltanto col passare delle giornate. Però se ti devo dire adesso chi vince lo scudetto, io ti devo dire purtroppo l'Inter. Non ti devi dirla davanti a tutti. Vedendo quella grafica, vediamo la squadra più o meno titolare con i tre acquisti. Poi c'è la possibilità, come diceva Matteo, di prendere un difensore. L'ha ribadito anche Inzaghi oggi. La forza dell'Inter, se noi vedessimo le rose paragonate, cioè noi stiamo parlando di Juventus, Milan, Napoli che hanno cambiato allenatore e stanno amalgamando la squadra titolare. Poi ci saranno delle alternative, perché ci sono delle alternative, alcune da prendere, alcune ci sono. Se tu vedi la rosa dell'Inter, il fatto che Inzaghi sia al quarto anno, non è Gasperini al nono anno, ma il gioco è consolidato, non è partito nessuno, i capitani tra virgolette oltre a Lautaro ci sono Barella, Bastoni, Di Marco, sono consolidati, o gli stessi Acerbi, Çalhanoğlu, che sono dei leader nello spogliatoio. Se tu vedi ogni giocatore che vediamo in grafica, ognuno ha subito la risposta di chi lotta per togliergli il posto. Non so, Pavard, Bissek, Dumfries, Darmian, Lautaro, Taremi, Çalhanoğlu, no, ma soprattutto anche il centrocampo, cioè l'Inter noi in grafica mettiamo Frattesi, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, ma il centrocampo di riserva è Frattesi, Aslani, Zielinski, cioè stiamo parlando di un centrocampo potenzialmente titolare, sono quasi dello stesso livello, è quello il discorso, cioè quella la forza di questa squadra. Però è l'Inter d'accordo che con te, può intercambiarsi in ogni momento, sono d'accordo con te quando ruolo. Dicevi che intanto il Milan o il Napoli o la Juventus non dovranno giocare la domenica con l'Inter, dovranno fare il campionato, certo, è una cosa diversa, certo, una corsa a tappe. Certo. Tu intanto puoi avere l'infortunio, la partita di Champions che magari ti fa mettere una determinata pressione che magari le altre avranno meno. Cioè, le dinamiche di un campionato. Sono cioè, chi avrebbe mai detto che il Napoli, campione d'Italia, perde, è vero, giunto Rispalletti e Kim, ma decimo. Esatto. O il Milan campione d'Italia non lotta per lo scudetto, cioè, o l'Inter stessa di Inzaghi quando l'anno del Napoli non ha lottato per lo scudetto, aveva preso Lukaku quell'estate. Cioè, adesso il bello del calcio è anche che poi che i pronostici poi vengono rifatti, le dinamiche sono figlie del famoso percorso che Conte diceva. Questo è assolutamente Conte diceva così sempre. E poi Elena, c'è forse anche la volontà di acquistare una quarta punta, no? Per avere una squadra veramente completa sotto tutti i punti di vista, però lì dipende anche dalle uscite, su tutte Arnautovic che sta un po' bloccando il mercato dell'Inter. Mi sospettisce una cosa però, che Gudmundsson ancora sia lì, no? Non abbia preso posizione, quasi come se avesse parlato con qualcuno magari dell'Inter e gli fosse stato detto tu aspettaci perché poi alla fine arriviamo noi. È andata proprio così. Secondo me Marotta ha già finito di fare mercato a gennaio di quest'anno, no? Perché Zielinski e Taremi li ha comprati nella passata sessione, no? Di mercato. Adesso sta alla finestra, sta a guardare quello che fanno le avversarie, può inserirsi cercando di rovinargli i giochi. Logicamente se l'Inter è interessata a Gudmundsson, la Fiorentina non cederà quel giocatore che è interessata alla Juventus. È molto semplice. Certo, Marotta secondo me sta sparigliando i giochi. Sì, cioè sta quasi lavorando non solo per l'Inter ma anche per disturbare le avversarie, le altre, no? Sì,
Sì, ricordiamo anche che per esempio Giuntoli si è inserito per Cabal quest'anno o per Thiago Giallo a gennaio, quindi ci sta questo gioco, anche perché Gudmundsson non è solo un'azione di disturbo, ma piace all'Inter, però l'Inter oggi ha 7 punti, ci sono ancora Satriano, Salcedo, Correa, Arnautovic, quindi devi per forza chiedere al giocatore di aspettarti, e il giocatore ti aspetta fino a quando? Se poi c'è la Fiorentina non è che stai parlando... No, anzi, perché... Scusami, Michele, è importante anche considerare il punto di vista del Genoa. Il Genoa ha perso Retegui e deve andare a fare una punta. E perdere anche Gudmundsson, cioè, vuol dire che tu vai a togliere fondamentalmente a Gilardino due giocatori importanti. Clamorosi per la logica del Genoa. E quindi il Genoa, prima di dare Gudmundsson, deve avere l'alternativa pronta, perché altrimenti non l'ha ti detto oggi il direttore Elena, del Genoa. Scusami, così finiva il discorso, Elena? L'Inter potrebbe dare per prendere Gudmundsson Arnautovic al Genoa. Che però non ci vuole andare al Genoa Arnautovic, almeno questo è quello che sembra. Sembra. Lo scopriremo. Sì, no, perché si è parlato tanto in queste ore, tra ieri e oggi, di questa, diciamo, possibilità che Elena stava paventando. Cioè, Correa no, a costi alti. Ricordo che Arnautovic prende 3 milioni, ma col decreto crescita sono 3,9. Cioè, non è proprio una cifra all'ordo incredibile, poi ha un solo anno di contratto. Il punto è che in settimana c'è stato anche un colloquio con Arnautovic per fargli capire che non è più centrale nel progetto dell'Inter. Non lo è mai stato, credo. Non lo è mai stato, però quando è arrivato, se vi ricordate l'estate scorsa, si parlava di ballottaggio Arnautovic-Thuram a fianco a Lautaro. Sì. Poi è caduto nelle gerarchie, e quest'anno con l'arrivo di Taremi è terza scelta come prima punta. Un giocatore che ha fisicità e ha bisogno di giocare per entrare in forma, ma lui... ha accettato un ruolo anche, diciamo, di spogliatoio, un buon rapporto con tutti, anche con lo stesso allenatore, anche da quarta punta. L'Inter mediaticamente non ha mai manifestato la voglia di venderlo, però se si riesce a fare l'incastro con il Genoa, sicuramente sarebbero tutti felici, ma perché l'unico ruolo in cui l'Inter non ha l'alter no, i milanisti no, in cui non ha l'alter ego l'Inter è Thuram. Perché l'alter ego di Thuram poteva essere Sanchez, che è andato via, poteva essere, ecco, forse il Correa di che fu, sicuramente non è Arnautovic. Manca.